Let's go! Benvenuti, ovetti, nel mio nuovo Let's Play. Posso muovermi nel menu principale? Oh, ok, perfetto. Di Super Mario Maker 2. Dunque, vorrei davvero tanto sapere che succede se vado avanti in questo, tra virgolette, livello. Però non voglio annoiarvi troppo, quindi premiamo ZL e ZR per andare nella modalità storia. Allora, una premessa. Quando è vero che per adesso mi concentrerò principalmente a completare al 100% la modalità storia, se voi avete già acquistato questo gioco e volete creare un livello da mandarmi, beh, potete farlo sin da oggi, ok? Probabilmente tra 2 o 3 giorni comincerò anche a registrare i livelli che mi mandate voi, va bene? Non doveste avere un livello, o il gioco in generale, non preoccupatevi, se vi piacciono alcuni livelli potete benissimo Yoshi sott'acqua, ok? Inviarmi un livello che avete visto su internet, quindi sì. Allora, andiamo subito nella modalità storia. Beh, non è stato facile, ma abbiamo finalmente ultimato i lavori del castello. Non ce l'avremmo mai fatta senza di te, cara la nostra capocantiere. Ah, quando lo vedrà, la principessa Peach rimarrà senza parole. Yes! Uh-huh. Eh? Chi ha lasciato in giro quel razzo cancella tutto? Non sono stato io. Di sicuro è stato... Oh. Wow, per questo preferisco i gatti. Davvero? Tutto quel duro lavoro, sprecato, svanito. Ok, prima di andare avanti, che succede se vado di qua? Non c'è niente. Ah, no, ah, c'è qualcosa? Ah, intanto c'è un Todd che dorme. Chissà chi ha lasciato in giro il razzo cancella tutto. Mi sa lui perché dormiva. Qua intanto non si può proseguire, ma vedo una moneta da 10. Ok, non so a che serva. Tanto per dire un attimo le opzioni. Ah! Già da qui è possibile andare a crea un livello, quindi il menu principale è questo menu, insomma. Allora, scuola di Yamamura, suppongo sia per creare livelli, mentre le opzioni abbiamo, ok, cose che non toccherò per adesso. Quindi direi di andare avanti anche perché vorrei andare avanti un po' nella storia. Più vado avanti nella storia, più posso andare avanti nel... nel giocare ai vostri livelli, appunto. Potete lasciarli benissimo sotto ogni video di Super Mario Maker 2, non sotto altri video, in quel caso non li leggerò, ok? Tanto per dire. Allora, povero Todd Blu, Todd Rosso? Avevamo lavorato così tanto per costruirlo. Oh, quell'impiastro di cancellino. Eccolo qua. È stato un incidente. No, piccolo! Piccolino, non preoccuparti, caro, non preoccuparti. Ha scosso la coda? Ah, sì, giusto di poco. Vabbè, non importa. Qua che c'è? Sembra niente a parte sto cosetto. Non ho mai, mai visto una pianta piranha blu. Mai. Comunque, parliamo con la capocantiere e vediamo un po' cosa bisogna fare. Non ci posso credere, il castello della principessa Peach. Dobbiamo ricostruirlo! Ma non abbiamo più monete da spendere. Questo è un bel guaio. Lascia fare a me. Ma certo, come ho fatto a non pensarci? Puoi raccogliere abbastanza monete per ricostruire il castello. Con il tuo aiuto potremo costruirne uno ancora più grande e bello. Vai a vedere se il caposquadra ha qualche lavoretto per te. Dobbiamo guadagnare un po' di monete.
Ok, ciccia. Allora, tanto per dire la capocantiere è tua detta, nel caso non si fosse capito. Non che stessi origliando, ma non ho potuto fare a meno di sentire la tua conversazione con la capocantiere. Per fortuna, ho accesso a vari incarichi in arrivo da tutto il mondo. Se completi un numero sufficiente di incarichi, dovremo guadagnare abbastanza monete per ricostruire il castello della principessa Peach. Non farò la voce di Todd perché mi rovina completamente la gola, ok? Sapere che ti farei carico da solo della ricostruzione di tutto il castello mi toglie proprio un peso dallo stomaco, sai? Darmi una mano, no? Vabbè. Ecco, guarda questo incarico di un certo appassionato di Goomba. La maggior parte di quelli che ci commissionano gli incarichi non usano il loro vero nome. A me basta che ci diano le monete, il resto non conta. E come fate con le tasse? Vabbè, non importa. Battaglia in discesa. Allora, ho fatto un livello pieno di Goomba. Arriva all'asta della bandiera per beccarti la ricompensa di 100 monete, eh? Ok, buona fortuna. Tanto per sapere in che... Ok, a quanto pare stiamo giocando nell'ultimo stile... di Mario? Anche se sembra... Ok, no, questo è di New Super Mario Bros, vero? Sì. Allora, i comandi sono... Ah, dannazione. Allora, vi spiego il motivo per cui ho detto dannazione. Il gioco non accetta lo scuotere del telecomando per... Cosa qua sopra c'è? Sì, ok, perfetto. Per andare a fare la giravolta, questa qua, lo spin. Bisogna premere R, L, R ed L. È una cosa leggermente scomoda per me che ho giocato per adesso un sacco a New Super Mario Bros. Deluxe, ma che ci posso fare? Allora, cerchiamo solamente di non perdere. Mi sa che... esatto, le monete che acquisiremo in questi livelli saranno utili per... Beh, tutto il gioco. Quindi cercherò di prendere più monete possibili. Spero di aver ragione. Come si arriva là sotto? Aspetta! Voglio usare questa... Che c'è qua? Oh, roba, grazie. Aspetta. Ah, c'era qualcosa là, però ho completamente failato di prenderla. Vabbè, non importa. Ho mancato 10 monete. No! Ah, come farò adesso? Allora, suppongo ci sia un sistema di ricompensa alla prima volta e poi a ogni volta successiva solamente le monete che avete preso contano. Altrimenti sarebbe molto easy la modalità storia, quindi vediamo se ho ragione oppure no. E mi viene da starnutire, oh mio Dio, devo... Mamma mia, cominciamo davvero tanto bene, eh? Allora, saltiamo, perfetto, e qui vorrei prendere almeno la cima. Ok. Che ci dà 10 monete, eh? Oh yeah, Mario time! Oh, wow! È molto veloce! Molto più di Insmbud e di Insludd. Va bene, andiamo da Toadette. Ciccia. Mario, sei tornato. Mi chiedo se ci sia più di una Toadette. Boh? Hai buone notizie per me? Hai raccolto un po' di monete? Ovviamente sì, ciccia. Ottimo lavoro, Mario. Grazie mille. Ci servono quelle monete per ricostruire il castello. Perché mi sono bloccato, non lo so. Ok, seleziona fondamenta e dai il via ai lavori. Vai. Ne sei sicuro? È l'unica cosa che posso fare, quindi sì. Ok, diamoci da fare. I lavori alle fondamenta sono iniziati. Proprio così. Completare gli incarichi significa far progredire i lavori. Ok, perfetto. È quello che immaginavo alla fine. Quando ho visto quei due martelli almeno. Quindi vai avanti con gli incarichi. È quello che volevo fare, ciccia. Comunque, ho degli incarichi per te, Mario. Ma prima... Lasciati dare un consiglio dal buon vecchio Todd caposquadra. Vai. Puoi rifare lo stesso incarico quante volte vuoi. Riceverai la ricompensa... Quello che ho detto prima. Sono un genio. Anche se era la cosa più logica da fare... Altrimenti, quanti incarichi dovevano esistere per fare queste cose? Questo è quanto. Ora torna al lavoro. Su. Mario, sì, sì, grazie. Studio sull'interruttore on-off. Dunque, l'interruttore on-off. Nessuno sa come funzioni per davvero. Un protocollo di comunicazione wireless? Un'antica stregoneria? Beh, poco importa. Tu arrivi alla fine del livello e io ti ricompenserò adeguatamente. Affare fatto, dottor dispositivi? Quindi ci sono vari, tizi anonimi. Ah, ok, Mario di Mario Bros, quindi stile Mario Bros, cosa che ha molto senso in effetti. Allora,
Già so giocare a questi giochi però, quindi questi livelli semi-tutorial, ok, non mi danno troppi problemi, almeno spero non mi diano troppi problemi. Un secondo solo. Ok, che si attiva sempre quel bellissimo coso. Stai zitto, assistente. Oh mio Dio. Ok, vi prometto che dal prossimo episodio di questo gioco toglierò l'assistente automatico, perché non ce la faccio proprio più. Mi sta dando un sacco di problemi in tutti i let's play. Allora, che cosa è successo? Niente, vero? Semplicemente un remix dell'audio. Ok, prendiamo le monete e checkpoint. Ah, niente stella? Peccato. Qua che c'è? Ah, vita, giusto. Focus, perfetto. E vita extra, non ne voglio altre però, quindi grazie lo stesso. Salta pure ciccia, così ti intrappolo. Ok, ah, l'ho proprio sconfitta. Beh, in effetti far apparire blocchi dentro di te dovrebbe sconfiggere chiunque. Vabbè, allora, cosa c'è qua? Is this a puzzle? Sì, è un puzzle. Allora, vai. Ora. E dovrei aver fatto con questo. Vieni qui, stellina piccola. E si va. Ho visto infatti le piante piranha, quindi direi di correre. Così non devo tornare là dentro. Ok. Vite extra. E qui c'è una tartaruga. Perfetto. Un Koopa rosso, scusatemi. Si chiamano Koopa, non tartarughe. Mi chiedo se questi cosi possano mandarvi KO. Non voglio controllare questa cosa, quindi per adesso non mi interessa. Dai. E fine. 5 monete? Ero arrivato alla punta. Vabbè, dettagli. Comunque sì, è molto veloce. Molto più veloce di Insumbud e Ninsulud. Per chi non lo sapesse, Insulud e Insumbud li ho portati recentemente sul canale, quindi doveste essere interessati, prego. Già che ci sto, la copertina, la thumbnail, sarà fatta da Suppa, quindi vi lascio il suo canale in descrizione, ok. Un mondo a 3 dimensioni. Alberi, qualcuno potrebbe provare ad arrivare fino alla fine per arrampicarsi sugli alberi. Ok, questa è la modalità nuova di Mario Maker, giusto? Quella con Mario Gatto? Sì. Sì, perché il modello 3D è diverso, quindi siamo in modalità... esatto, Mario World! Ok, allora... Oh mio Dio! Lo spin è strano, è davvero davvero molto strano. E le host sono quelle, quindi manco a dire. Le piante piranha però si possono sconfiggere, cosa molto bella! Allora, di meccanica base non cambia quasi nulla, se non per il fatto che stavo per cadere. Vabbè, scialla. Vorrei davvero tanto vedere se in effetti mi date una... campanella gatto. Esatto, grazie mille. Quindi vediamo un attimo. I comandi sono simili a quelli di World, quindi fare così. Esatto, fai il piombo. Per fare la picchiata dovete appunto premere LRZL o ZR. Quindi ve l'ho detto, adesso si va avanti. E mi sa che quello che avevamo alle spalle, quello che abbiamo anche adesso alle spalle, è il livello numero 1 di Super Mario. No, non è Super Mario, è no, è Super Mario 3D World. Ok, ce l'ho fatta, mamma mia. Posso sconfiggerle queste? Sì, perfetto. Ah, non mi taglio. Oh, ecco perché non mi tagliava. Allora, vita extra che non credo ci servano a tanto. Ok, e si va avanti. Sì, le host sono proprio quelle, quindi la cosa non mi dà problemi. Oh, aspetta. Aha, mi posso arrampicare qua sopra, quindi... Così devo andare qua sotto, vero? Sì. Ed è possibile correre per tutte queste pareti per tutto il tempo che volete. Non è a tempo, fortunatamente. Mentre suppongo lo scalare sia a tempo. Un po' come era appunto in New Super Mario World, come si chiama, insomma. Vai, vai, vai. Vorrei prendere le monete, quindi grazie mille. E posso fare così? Per fare prima, esattamente come il gioco per Wii U. Me l'avete chiesto in effetti più volte, magari lo porterò, ma non adesso, ok? C'è questo gioco qua, insomma. Allora, vai, 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 vai. Oh, come si fa a prendere? Via. No, 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 no. Ok, così si fa, perfetto. Pensavo di cadere e di morire, a quanto pare ho fatto molto bene. Picchiata! Bellissimo fare le picchiate, mamma mia. Ho visto speedrunner di New Super Mario, senza New, Super Mario 3D World, che sono
bravissimi e fanno non so quante picchiate quando devono colpire. Vabbè, lasciamo perdere. Fine! Miau! E abbiamo fatto l'ora, giusto? Perché ho visto che... com'è che si chiama? Erano due martelli, quindi adesso è finita le fondamenta. Perfetto! E adesso è finita le fondamenta. Ma lui ancora dorme? Mi sa che dormirà per un bel po', quindi non lo voglio disturbare. Allora, vediamo un po', Toadette, che altro devo fare adesso? Costruire il resto? Le fondamenta sono pronte, sono persino più ampie di prima. Bene. E sono solide come roccia, perché sono fatte di... vabbè. Ok, ora possiamo finalmente iniziare a costruire il castello. Da quale parte vuoi iniziare? Allora, mi piace di più il verde, cominciamo dall'ala ovest, vai, sì. Tanto dovrò sicuramente completare tutto il castello al 100% per, non lo so, raggiungere il 100%. Quindi la cosa non mi tocca, insomma. Abbiamo iniziato con i lavori al piano terra dell'ala ovest. Grazie mille. Vedi di portare a termine qualche altro incarico, ok? Sì, sì, scialla. Altri 5 incarichi? Ok, la lista degli incarichi può girare le pagine con L ed R. Premendo Y puoi vedere la lista degli incarichi non completati. Mi sa che per adesso andremo avanti solo con quelli non completati. Quindi andiamo con Sotto il sole malvagio del deserto. Buona fortuna. Non leggerò il flavor text di ogni singola. C'è una zanzara in camera mia. Un attimo solo, perché preferisco scacciarla per un attimo. E ovviamente la zanzara mi è scappata. Vabbè, scialla. Allora, è possibile a quanto pare leggere il flavor text direttamente dal menu di pausa e quel sole è una cosa leggermente inquietante. Spero di rivederlo il meno possibile. In before, nei livelli che mi invierete, se invierete qualche livello ovviamente, troverò solamente il sole. Ah, vabbè, pazienza, sempre meglio di Machop. Dunque, allora, fungo elica, Bello. Spin! Giù! Mi piace davvero un sacco il fungo elica. Peccato che non l'ho tipo mai usato, se non in New Super Mario Bros. Per Wii. Comunque, andiamo così. Mi ricordo di questa meccanica, esatto. Del potere appunto... Vai, perfetto, vita extra. Aspetta Mario, cerca di non farti colpire. Mi ricordo di questa meccanica, stavo dicendo. No. No, allora, tu vai giù, Goomba. Posso prenderlo, vero? Se faccio così, perfetto, ok, è possibile farlo. Scendi pure, sole. Soler! Cosa è successo? Non lo so neanche io. So solo che non sono ancora in salvo. Finché non trovo la bandiera finale, non sarò mai in salvo. Ho fatto bene? Sì, ho fatto più che bene. Trill! Peccato però, avevo 95. Avessi toccato la punta della bandiera avrei preso 100 monete precise. Vabbè, dettagli. Allora, adesso abbiamo altre monete qui con noi, 280. E alla ovest un martellino. Servono altre? Beh, credo di finire almeno questi livelli qui e poi di staccare. Quindi arriveremo fino a dall'altra parte del mondo. Andiamo! Allora, adesso metto un attimo in pausa per mostrarvi la descrizione del livello. Da adesso in poi non preoccupatevi, la lascerò per qualche secondo prima di entrare nel livello stesso. Volevo in effetti leggere tutte quante le descrizioni, ma è una gigantesca perdita di tempo perché... Sì. Comunque, Super Mario... World, credo sia. Questo? Non ne ho la più pallida idea, so solamente che devo probabilmente entrare in quella cosa. Allora, questi cosa sarebbero? Non ne ho idea. So solo che si possono afferrare e lanciare, quindi occhio. Allora, vai così, mi spiace Boo. Ah, Yoshi, vieni qui caro, piccolino. Allora, devo mangiare questi, vero? Fortunatamente, esatto, la meccanica base di Yoshi in questa ambientazione è il mangiare continuamente. No, Yoshi! 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 Grazie, Yoshi. Grazie.
Grazie Yoshi, ho detto. Allora, fantasma, non mi dare problemi. Ok, ho ripreso Yoshi. Allora, scendi giù. Grazie. Ok, dunque, stavo dicendo, quando mangiate qualcosa con Yoshi in questa ambientazione, tra virgolette, esatto, potete anche fare un po' di moonwalk. Dunque, posso prendere adesso questo? Grazie mille. Ed è possibile viaggiare attraverso le porte con l'oggetto, eh? Non dimenticatevi di questa cosa. E quindi, si va! Checkpoint! Qua c'è qualcosa? Sì, c'è un fungo, perfetto. Oh, che bello! C'è un puzzle da fare. Click. Dunque, vediamo un po' cosa riesco a fare. E a quante monete riesco a prendere. Qua c'è qualcosa? Sì, perfetto. Mi sa che senza Yoshi non si può andare là sopra. Occhio. E... come faccio adesso? Devo... Ok, mi sa che... ho visto delle porte là sopra. Oh! Ok, grazie. Mi sa che bisogna fare così. Posso in effetti... Aha! Ok, c'è un trick allora. Quindi vai. E premi. Vai. So che ci sono errori di audio, ma sono dovuti stavolta non a me, per una volta. Ok, torno indietro, ho visto già l'altro coso, non preoccupatevi. Qui posso continuare ad andare avanti e cliccare il pulsante per prendere altre cose. Mi dà un po' di fastidio quel rumore, in effetti. Qua sopra si va avanti, a quanto sembra. E siamo arrivati quasi qua. Posso andare qua? Perché mi hai messo quel coso se non posso entrare in quella porta? Vabbè. Vorrei provare a riandare qua dentro solo perché ho visto una porta P e 30 monete e... grazie. Vorrei provare a prenderla. La moneta gigante, intendo. Quindi andiamo. Allora, vai. Vai. Va, bravissimo, Yoshi. Allora, qua sopra abbiamo già fatto, vero? Sì. Tutto quanto? Direi proprio di sì. Quindi andiamo. Allora, sputa. Salta. E si va. Cosa c'è qua dentro? C'è la moneta, allora, vero? Sì, per forza. E si esce da qua. Posso per caso... Aha, c'è un trick allora per uscire prima da qua. E adesso si va avanti. Posso? Posso? Grazie mille. Dunque, attenzione. Cosa? Ah no, ok, va avanti il coso. Quindi vuol dire che c'è l'uscita. Esatto. Wow! Ok, 535 monete. L'ala ovest prosegue, eh? E già che ci sto, comincio anche i lavori dell'ala est. Tanto perché ho abbastanza dindi. Sì, ne sono iper sicuro. Okidoki. Quindi, andiamo avanti. Vorrei, l'ho già detto, completare almeno i primi livelli. Che succede? Sono iniziati i lavori al piano terra dell'ala est. Li dirige Todd Blue. Todd Blue? Lo so, lo so. Ok. Oh, voice crack. Dunque, quanti altri? Ok, faremo davvero fino al 12 e poi basta, va bene? A caccia di monete nel sottosuolo, eh? Raggiungi il traguardo dopo aver raccolto tutte le monete. Oh, quindi ci sono sfide extra nei vari livelli. Ok, allora, con Mario di 3D World... dobbiamo andare avanti qui, quindi... cosa si nasconde qua dentro? È possibile fare uno scatto? Sì, molto buono in effetti. Qua dentro c'è... stella! Ok, allora... mi sa che... oh, mi sa che mi conveniva conservarla la stella. Pazienza? Colpisci tutti almeno? Ok, allora... devo prendere tutte le monete, altrimenti non posso andare avanti... ed è bellissimo sentire Mario che fa... ha! Ha! Ad ogni singolo salto. La gioia proprio. Allora, porta numero 2 che contiene... questi cosi, non so cosa siano. Però mi fanno paura, quindi andiamo avanti ignorandoli completamente. E prendiamo le varie monete. Allora, si possono sconfiggere se faccio così, vero? Sì, ok, perfetto. Oh! Però, perfetto sì, se non fallisco. Ok, si va avanti. Mi sa che posso benissimo affrontare solamente... affrontare? Prendere solo le monete e basta. Ok, c'è un Koopa qua. Attenzione al Koopa. Mi sa che mi conviene tenere il guscio.
perché se tengo il guscio e lo sbatto contro le persone, esatto, non possono farmi praticamente nulla. Sono Koopa rossi. Ho detto Goomba prima, vero, boh? Quindi... occhio, ok? Quelli rossi non cadranno di sotto. No! Oh, no! Ah. Prima morte del Let's Play. La gioia, proprio. Ah, vabbè, che ci volete fare? Ah, a quanto pare tengo alcune monete, ma non le monete necessarie per andare avanti. Ok, facciamo prima i Koopa stavolta, senza prendere la stella. Così forse dovrei riuscire ad andare abbastanza avanti, così. Vai. Si scende e ciao. No! Oh, no! Dai! Hai il guscio dentro di te! Ok, questo è un errore, ma non dovuto a me. Wow, Luigi si offre... No, grazie. Non so giocare, ma non così poco da dover chiamare mio fratello. No! Mario, perché non è solamente a senso unico questo tubo? Non lo so neanche io. Allora, fammi andare avanti. Perfetto, si possono fare salti a parete. Cosa importante da sapere, in effetti. Allora, adesso, non failiamo. Posso ignorarli, l'ho detto prima. Quindi andiamo, ignoriamoli. Allora, vai. Attenzione. Prendiamo questo. Attenzione. Aha! Ti ho pregato. Ti ho pregato. Ti ho fregato. Allora, non siamo ancora stati nell'ultima stanza là sopra. Facciamo che, dato che non so che ci sta dentro, ci entro per ultimo. Allora, roba. Okay. Oh, oh, si può andare sopra? Bene. Schianto. No, schianto che non funziona a quanto sembra. Oh, oh. Allora, stiamo attenti. Basta stare tranquilli. Niente può farci male se sto tranquillo. Andiamo prima in quello dei Goomba. Sì, dai. Esatto, allora. Focus, attenzione. I Goomba possono cascare, quindi non è un problema. Basta stare attenti a dove cascano, perché appunto... Esatto, hanno i tubi. Già che ci sto, anche io ho i tubi. Fatemeli usare un po'. Allora, vai qua. E si va nella porta in alto adesso. Però prima stella. Così è più facile la porta, no? Allora, fammi entrare, grazie. Cosa nascondi? Ehi, è Pom-Pom! È Pom-Pom? Beh, sì, e l'ho sconfitta. Nice. Wow, l'ho shottata. Beh, ha senso, perché abbiamo la stella. Avevamo più che altro. Non importa. Fatto. Ah, e ci dice anche... Ehi, hai completato l'achievement, quindi ora posso uscire, vero? Per forza. C'ho la bandierina di Bowser. E abbiamo fatto... Muchas gracias. Non so a quanti minuti siamo di video, però. Non vorrei fare un video troppo lungo. Quindi facciamo che faccio solamente il prossimo livello, poi basta. Lo so, ho detto che avrei fatto fino al 12. Stiamo facendo fino al... che è 10? Sì, quindi va bene lo stesso. L'imboscata dei Banzai Bill. Ho un esercito di Banzai Bill. Let's go! Oh, tanti Banzai Bill, eh? Allora, andiamo avanti. Gatto, nice. Posso andare qua sopra? Sì, perfetto. Se sto attento, niente può farmi male. Questo non funziona. Oh, però i missili funzionano. Bene, ora che lo so, cerchiamo di stare giusto giusto un po' più attenti. Oh, si possono sconfiggere? Pensavo di aver fatto un iperfail. A quanto pare no. Checkpoint. Allora, vai. Grazie mille del gatto. Qua sopra ci deve essere qualcosa. E invece non c'è assolutamente nulla. Allora, vai. Ah, no, no, no. No, no, no. Come faccio allora? Possibile che io debba... Aspetta, aspetta, aspetta. Sì, ok. Ho capito bene, bene o male il funzionamento, allora. Basta stare attenti ed è possibile dirigere... i Banzai Bill dove vi pare e piace. Qualcosa qua sopra? No. A quanto pare no. Aspetta, no, ci deve essere qualcosa qua sotto. C'era qualcosa di utile qua sotto, vero? E vabbè, ormai non l'ho presa. Saranno altre monete, credo. Allora, no, no. Allora, fammi andare qua sopra. Voglio provarci. Tanto perché posso. Ho fatto bene.
Sembra di sì. Oh, aspetta. Beh, ok, Mario Gatto ci può andare in effetti da sopra, eh. Però è un po' difficile andare bene là sopra. Sai che ti dico? Non mi importa, saranno solamente monete, quindi andiamo avanti stando attenti. Sicuramente è una cosa buona in realtà prendere più monete possibili. Però se failo io non so che altro dirvi. Si possono girare anche verso il basso sti cosi? Boh. Pazienza. Abbiamo fatto per caso? Ancora no? C'è un sacco di roba allora da fare qua. Vabbè, fine. Miau. Anzi, miau. È un peccato perché non ho ancora abbastanza per... Ah no! Ho abbastanza per costruire la parte centrale. Bene, quindi almeno sono tutte quante già 11% in costruzione. Mica male, bravissima. E non voglio ammirare il castello, voglio solamente costruire l'edificio principale. Sì, vai. Todd Rosso, al lavoro. Dunque, io adesso vi lascio quindi, e nella prossima parte di Super Mario Maker 2 andremo avanti con la modalità storia. See you next time, baby!